Anna Scani, come ha definito il PD, Molinari, splendida forma, anche Anna Scani splendida forma, però devo dire che alla fine è una cosa un po' paradossale, infatti ho visto i toni prudentissimi di Zingaretti e che non è che potete tanto festeggiare la polverizzazione dell'alleato, perché per voi rischia di essere un bel problema questo di avere al governo un alleato così fragile, no? Noi abbiamo festeggiato la vittoria del Partito Democratico in Emilia Romagna, di Bonaccini, una sfida che era complicatissima. Io ero qua a qualche ora dal voto e ci dicevamo che le cose erano molto difficili per noi. Sì, naturalmente, c'era Salvini pronto alla spallata, poi parliamo con Romeo di questo. Naturalmente io credo che, come sempre accade ai governi, poi ci giudicheranno sulle cose che facciamo. Noi le priorità le abbiamo stilate qualche tempo fa, quando ci siamo visti la famosa abbazia vicino Rieti di cui tutti avete parlato. Credo che il Movimento 5 Stelle debba fare la stessa cosa, cioè chiarirsi su che impronta vuole dare al governo. Francamente, hanno addirittura rimandato che gli stati generali, ha ho visto. Ho letto. Però è chiaro che un movimento che è nato come antisistema si è trovato al governo per due volte con due partiti diversi e con governi di orientamento diverso, chiaramente affronta un momento di difficoltà. È una difficoltà naturale, vediamo come ne escono. Noi, diciamo, siamo usciti bene da momenti di difficoltà non paragonabili, ma comunque pesanti. Io penso alle elezioni del 2018, per il PD sono state un momento complicato, la scissione recentissima con il nostro ex segretario che se n'è andato dal PD. Adesso il PD è in grande forma. Chi l'avrebbe detto? Adesso fate voi, cari grillini. No, chi l'avrebbe detto che ci saremmo ripresi così bene?